100 anni sono tanti, sono un secolo, una porzione della nostra storia che inizia ad assumere una certa importanza. In modo particolare, se a viverli è un uomo che non si è limitato a starsene seduto sul suo portico, sorseggiando una birra ed aspettando l'inevitabile fine. Ehi, Alla! Ho lasciato lì il mio martello! Tieni! Merda! Un uomo come il protagonista del film svedese Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, tratto dal bestseller di Jonas Jonasson. Dare gli Stati Uniti. Non ci saranno. Alan Carlson non ne può più della monotonia della casa di riposo in cui è rinchiuso e decide di abbandonare la noia delle sue giornate e compiere l'azione che dà il titolo al film: saltar fuori dalla finestra e sparire. In realtà non si tratta di una sparizione nel senso magico del termine, ma di una fuga che lo porta a compiere un'ultima grande avventura, animata da una banda di criminali ed una serie di omicidi, una valigetta piena zeppa di soldi e un elefante. Si è fregato i miei soldi! Trovatelo subito e portatelo qui. Il film è essenzialmente una commedia ed è chiaro sin dai primi istanti, dal momento in cui Alan fa esplodere una volpe per vendicare il suo gatto. Stronzo! Si tratta di una comicità per lo più immediata e viscerale, ma non è univoco lo stile comico scelto dal regista Felix Herngren, che alterna trovate più tipicamente slapstick o visive a battute profonde ed intelligenti. Peccato solo per un secondo atto leggermente sottotono se confrontato con la prima esplosiva parte, che però non impedisce al film di riprendersi nel segmento finale e risultare una commedia riuscita che sa divertire lo spettatore. E Alan, è lui quell'auto! Guarda, è Alan Carlson! Con la mia valigia, fa qualcosa! Vai addosso, fa qualcosa!